Poco più di una ventina di secondi la partenza di questa corsa Tris Quartet Quinte, Tris straordinaria con 12 cavalli al via, Tris riservata a 3 anni, molto incerta, con la scuderia Aniaric Aldebaran favorita in questo momento, 2,93 la quota al totalizzatore contro il 4,13 di Alba dei Greppi, il 3,88 di AGLL, comunque corsa davvero apertissima con svolgimento che sarà determinante. Luci accese, quindi andiamo a leggere lo schieramento di questa corsa Tris: 1 Aaron del Ronco, 2 Aniaric, 3 Amira F, 4 Aldebaran, 5 Annie Pan, 6 Alba dei Greppi, seconda linea, 7 Annie dei Daltri, 8 Ava Gardner Treb, 9 Ace of Hearts, 10 Aspramare Ama, 11 Asia LL, 12 Armonia LL. Favori, come detto, per la scuderia Aniaric Aldebaran, numeri 2 e 4 dello schieramento. Alternativa principale, Asia LL, macchina che accelera. L'errore di Annie Pan mentre per il comando è sbaglia anche Alba dei Greppi che si era Numero 2, avvantaggiata. Ania Rich Ed anche squalificato. Anya Rich ha sbagliato, quindi serie di Numero 5, rotture. Nipan E così al comando squalificato. è andata Mira F, attaccato al largo da Aldebaran. Primi due. Sbaglia anche Amira Numero 9, F, Ace of sbaglia Hearts anche Ace of Hearts. squalificato. Davvero una Numero 3, Amira serie di F rotture incredibile squalificato. che premiano Aspramare Ama, che va in seconda posizione alle spalle del Aldebaran dopo 400 metri in 29,8. Anzi, no, rimane all'esterno e allora punta dritto Aspramare Ama. Davide Nuti va deciso su Aldebaran. Attacca con decisione dopo Numero 1, Aaron del Ronco, 600 metri in squalificato. 44,9 e riesce ad avvantaggiarsi per sfondare soltanto dopo 700 metri. Ha comunque speso. Intanto in terza posizione Asia LL che è rimasta lì, affari spenti e comunque a contatto, molto più indietro gli altri condotti da Annie dei Daltri. E quindi Armonia LL, una serie di rotture che ha tolto di mezzo alcuni dei più attesi, appunto Annie Rich, Alba dei Greppi, Annie Pan, nelle fasi iniziali, poi anche Ace of Hearts. Intanto 1 km in 1,15,4 per Aspramare Ama che guida nei confronti di Aldebaran, al cui esterno ha spostato Asia LL. Asia LL va ora in scia a Aspramare Ama Ripetiamo, numero quando siamo a 5,400 dalla Nipan conclusione dei parziali in 14, in squalificato. 15,1. Cerca di avanzare anche Annie dei Daltri. Poi la progressione di Alba dei Greppi che di ritorno dall'errore iniziale. Andiamo a vedere ora l'arrivo con Aspramare Ama che è impegnato da Asia LL. Finale con Aspramare che si difende. Aspramare Ama si difende e vince su Asia LL. Al terzo torna una stoica Alba dei Greppi che viene a conquistare la terza piazza. 1,15,9 il ragguaglio conclusivo, 31,6 a chiudere Davide Nuti e Aspramare Ama per conto di Holger Ehlert vengono a vincere questa corsa Tris Quartet Quinte. Andiamo a rivedere il finale. Asia LL si impegna all'esterno, avvicina sensibilmente Aspramare Ama nel finale, ma il palo è vicino e Aspramare si difende. Una incollatura di vantaggio, scarsa forse. Mentre al terzo torna Alba dei Greppi, al quarto forse Annie Pan a sua volta, no, al quarto scusate, il numero 4 Aldebaran, al quinto Annie Pan a sua volta dopo errore iniziale. Aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale per confermare questi numeri che dovrebbero essere 10, 11, 6, 4, 5 se Annie Pan non è stato squalificato, ovviamente, anche questo è da valutare. Mentre su Alba dei Greppi non abbiamo sentito la squalifica, però anche qui c'è da controllare, ovviamente.